Ciao a tutti, sono Roberto Melandri e mi trovo a Chioggia, al largo di Chioggia, fuori una mitericoltura per una battuta di pesca alle palamite. Ci troviamo in compagnia di Devi, il nostro Devi Chinazzi, il nostro skipper che ormai è una guida abituale per queste zone. Tra l'altro Devi pesca abitualmente nel tratto di mare compreso attorno a Venezia, insomma. Sì, sia dentro in laguna che antistante qui la laguna. Quindi siamo proprio con la persona indicata per provare a prendere a pescare le palamite, che tra l'altro sono pesci che erano quasi spariti da questo tratto di mare, mentre quest'anno si sono rifatte vive in un discreto numero, quindi speriamo che la giornata sia fruttuosa. Rotta. Sgombro. Ecco, c'era uno sgombro. Non è proprio una palamita, ma oggi ci accontentiamo anche di questo alla fine. Al volo, La dentatura della palamita è veramente incredibile, ha dei denti a cui bisogna fare molta attenzione perché sono molto acuminati e molto robusti. Per questo infatti utilizziamo terminali rinforzati con uno spezzoncino di Dacron o di Dyneema. Questa volta il pesce ha lamato nell'amo, l'amo si è,
si è attaccato proprio nel punto dove deve sempre ferrare, cioè nell'angolo della bocca, quindi è difficile in questa posizione qua che si slami. Sono pesci che possono arrivare a una discreta dimensione, sui 6-7 kg, ma mediamente il loro peso medio è tra il chilo e mezzo e 2 kg e mezzo. Per questa pesca c'è praticamente solo un'esca, che è la sarda. Deve essere molto fresca, altrimenti sarebbe rotta, si spaccherebbe dopo poco tempo che è in pesca. Oggi fortunatamente l'amico Devi ha trovato delle sarde veramente eccellenti, sono state pescate ieri, stanotte, quindi sono in perfetto stato. Devono essere di misura media, né troppo grandi né troppo piccole, come queste qui che abbiamo. Per innescarla serve uno strumento, un ago praticamente, che è una sorta di cacciavite con un taglietto che prenderà l'asola del terminale. Andiamo a procedere. Infilzare la sardina nel verso coda testa, infilare l'amo per tutta la lunghezza e farlo uscire dalla bocca. E poi infileremo l'asola del terminale. In questo caso abbiamo fatto anche una treccina di rinforzo per rendere più robusto la parte terminale dell'asola. Infiliamo anche il rinforzino e facciamo uscire praticamente solo il collo dell'amo. Poi mi piace sempre fissare le esche il minimo indispensabile in modo che non si insacchino, cioè con qualche giro sulla coda di filo elastico sottile, molto sottile. Quello che usiamo è uno 0,12-0,10, quindi è praticamente invisibile. E questo è l'innesco tipico da palamita. Utilizziamo ami a gambo lungo tipo Aberdeen, di misura 1 e 2 zeri, molto affilati, molto leggeri. E in genere non slamano. Anche questo allamato nell'angolo della bocca,
una zona che difficilmente slama. Questa è la posizione ideale per ferrare i pesci, perché è un punto molto duro della bocca dove l'amo riesce a girare e a ferrare perfettamente. Questa potevamo prenderla anche se non c'era il rinforzino. Ecco, adesso vediamo il terminale che in genere utilizziamo per pescare le palamite in drifting, all'ancora. Il trave è formato da circa 50 cm di nylon dello 0,30-0,28, sempre un po' più sottile del bracciolo terminale e anche della lenza madre. Abbiamo fatto delle asole incollate con perline in maniera proprio da rendere il più possibile robusto il trave. A circa 5 cm dall'asola di attacco del piombino, intercambiabile, anche questo sempre col moschettoncino e la girella ovviamente, c'è uno snodo composto da perline incollate, sempre incollate perché la colla, dopo vedremo che tipo di colla usiamo, è una colla speciale che non ha problemi a incollare anche nylon e fluorocarbon. Viene applicata una girella con uno sgancio rapido per togliere velocemente i braccioli, perché come abbiamo visto, soprattutto quando il pesce è in attività, c'è spesso da cambiare le esche, quindi dobbiamo sganciare il terminale e infilare la sardina con l'ago. Quindi girella, sgancio rapido, a cui attaccheremo appunto il bracciolo che ha un'asola. In questo caso abbiamo fatto anche una piccola brillatura di 7-8 cm che rende più elastico l'ultimo tratto di terminale, di bracciolo. E come vediamo, come abbiamo visto, si tratta di braccioli molto sottili. Peschiamo con fluorocarbon di spessore compreso tra lo 0,18 e lo 0,25, ma lo 0,25 poche volte funziona perché sono pesci molto voraci ma anche molto sospettosi, soprattutto quando c'è poca corrente. Il bracciolo deve essere molto sottile e quindi esca molto fluttuante. Quindi abbiamo detto mezzo metro di trave e sotto un bracciolo di 2,5-3 metri, quindi abbastanza lungo. Il bracciolo deve essere sempre rinforzato nell'ultimo tratto per evitare appunto il taglio causato dalla dentatura delle palamite, e gli ami devono essere di misura medio-grande. Usiamo appunto, come dicevo, gli Aberdeen di misura compresa tra 1,0 e 3,0. Oltre all'innesco classico che Roberto vi ha fatto vedere prima, che è praticamente infallibile nel momento in cui la palamita mangia, perché a sostenere il filo c'è, cioè, quello spezzone di Dacron, c'è un altro modo di innescare. È un po' più rischioso, però l'80% delle volte ci va bene. Cioè vuol dire che nel momento in cui abbiamo una sarda che magari non è la solita sarda dritta, che ha preso qualche piega dalla ghiacciatura che ha avuto, noi peschiamo direttamente sulla schiena. Questo cambio di innesco fa sì che, come vi ho detto prima, 8 volte su 10 la palamita si attacca in bocca e quindi evita ovviamente di tagliare il filo, perché potremmo metterci anche un filo del 25, non cambierebbe niente, la palamita comunque taglierebbe. Quindi possiamo continuare a pescare con gli stessi fili sottili cambiando innesco. Ve lo posso consigliare quando l'acqua è quasi ferma. Questa esca è molto naturale in caduta, infatti spesso le palamite che girano mangiano in caduta. Come vi ho detto, sapete che è un rischio, però nella pesca rischiare paga sempre. Questi sono i fili che utilizziamo per la costruzione dei terminali. Si tratta di fluorocarbon,
dal Phantasm al Carbon White all'ultimo che è arrivato, il Flox. Quindi si tratta di terminali molto resistenti all'abrasione, con poca rifrazione, quindi anche poco visibili in acqua, e vanno incollati perché il nodo su questi fili tiene poco, soprattutto se li utilizziamo sottili. Oggi abbiamo pescato con spessori compresi tra lo 189, Carbon White 189, 18,5 praticamente, il Phantasm e il Flox. Parallelamente alla pesca in corrente con terminali e piombo, spesso proviamo a pescare palamite anche con lenze galleggianti. Tubertini ha in catalogo 2-3 serie che arrivano anche a grammature importanti, 50 grammi, come queste. Oggi abbiamo pescato, non c'era molta corrente, quindi abbiamo utilizzato galleggianti di portata sui 15-20, massimo 30 grammi, e sono praticamente l'ideale per calare in pesca inneschi anche di una certa dimensione. Oggi non abbiamo avuto tantissimi attacchi sui galleggianti, ma è una prova che bisogna sempre fare. Delle volte, diciamo, il pesce è più attivo su lenze in corrente con poco piombo, altre volte invece mangiano sulle esche galleggianti abbastanza distanti dalla barca. Oggi invece, col fatto anche che c'era poca pastura, che andava abbastanza bassa sul fondo, ci pescava nelle immediatezze della poppa della nostra imbarcazione. Comunque questi galleggianti spesso ci possono dare una buona mano per mandare in pesca le lenze da palamite. Questi sono gli ami che abbiamo utilizzato oggi. Si tratta della serie 26-41 nelle misure 2-0-1-0. Si tratta di un amo sottile con una punta molto acuminata, leggero, non appesantisce l'innesco, quindi secondo me è l'ideale per le montature da palamite. Sono ami tra l'altro neri, lacati neri, hanno una colorazione non brillante, mi piace sempre un amo opaco, quindi che si nasconda alla vista del pesce, visto che dobbiamo comunque lasciare fuori dall'esca una porzione dell'amo. Tutti i punti del terminale dove c'è una giunzione oggi li abbiamo fissati con una colla. La Match 2 di Tubertini è un collante a base cianacrilica molto efficace nei confronti di polimeri, del fluorocarbon e del nylon. È una colla studiata apposta per le lenze da pesca. È importantissimo non tenerla in luoghi caldi, va sempre mantenuta nel frigo e potrà durare molto a lungo. Ecco qua le canne che abbiamo utilizzato oggi per la nostra battuta di pesca alle palamite. Si tratta della serie F2 telescopica, e nello specifico abbiamo utilizzato soprattutto le due serie più potenti, la medium e la medium light, nelle misure lunghe di 5 metri. 5 metri perché utilizziamo, come abbiamo visto, terminali molto lunghi, quindi ci servono attrezzi altrettanto lunghi, anche perché ci servono parabolici o comunque dotati di una lunghezza che permette di ammortizzare gli spessori fini dei terminali che utilizziamo. Le F2 sono canne proprio indicate assolutamente per la pesca alle palamite. Assieme alle F2 abbiamo utilizzato anche la Genetic, che è una canna più potente, molto eclettica. Questa forse è indicata soprattutto per la pesca a galleggio, visto che è un po' più robusto, un po' più dura, quindi permette di ferrare bene anche nella pesca a distanza. Alle nostre canne abbiamo abbinato dei mulinelli di misura medio-grande. Medio-grande perché contengono una certa quantità di filo e soprattutto perché possono sprigionare una certa potenza ed avere una leva di combattimento abbastanza ampia che con questi pesci non fa male. Si tratta dell'Honor e di due mulinelli che nascono per il surf casting come lo Ionic e lo Wave X, ma data la loro dimensione e potenza sono molto indicati anche per queste pesche, come anche per il bolentino di medio fondale. Sulle bobine di questi mulinelli abbiamo montato del nylon di spessore 0,28 e 0,30, che è un po' il compromesso ideale per stare dalla parte del sicuro, perché comunque sono pesci che possono raggiungere anche 3-4 kg, che come abbiamo visto scappano in maniera molto vigorosa, quindi ci serve una lenza in bobina abbastanza resistente.
Beh, devi, finalmente, no? Finalmente abbiamo rivisto le palamite dopo 15 anni? 15 anni, a memoria 15 anni. Non so se è il cambiamento climatico, ma quest'anno ci si diverte anche a palamiti. Sì, tra l'altro non è stato un fuoco di paglia, perché le palamite, siamo al largo di Chioggia, nella zona comunque della Foce del Po, sono state prese per almeno un mesetto e mezzo. Sì, è già un mesetto che le palamite mangiano, avevano rallentato dopo una grossa sciroccata, ma adesso, come vedete, il mare è uno spettacolo da qualche giorno e hanno ripreso a mangiare. Tra parentesi, siamo a fine ottobre, quindi con temperature ormai estive. La prossima settimana è novembre. Siamo quasi per i morti. È una cosa incredibile. Comunque, l'Adriatico ancora una volta non ha smesso di sorprenderci, quindi grandi soddisfazioni. Chissà, la prossima volta, Davy, cosa proviamo? Con le spigole di nuovo a casa tua in laguna? La prossima volta proviamo a spigole di notte. Bene, ti faccio divertire a spigole di notte. Così sarà un gran inverno. E speriamo che sia buono come lo è adesso il meteo. Lo speriamo, adesso è lungo, ma già ci proviamo questa settimana, vediamo. Benissimo. Davy, grazie mille. Grazie e a voi alla sempre. Prossima. Grazie. Ciao.